Bene, buonasera a tutti. È una serata per me triste perché lasciare a casa dopo una meditazione di 3 giorni un amico come Iachini è ancora un trauma che devo digerire, non è una decisione facile. Ritengo mio dovere prendere nelle decisioni da presidente e da imprenditore nell'interesse del Palermo Calcio, come ho sempre fatto, sia nelle cose buone che negli errori, e il mio giudizio e la mia decisione è stata lunga, ponderata, supportata da tanti consulenti a cui ho chiesto com'era il Palermo in questo momento e da una situazione interna del Palermo che mi preoccupava moltissimo perché la zona retrocessione, pur con la partita vinta domenica, è a 3 punti, ma se noi non avessimo vinto la partita domenica come il gioco del Palermo sul campo avrebbe meritato, ma il calcio per fortuna c'è anche la fortuna e questa volta è arrivata a noi, naturalmente saremmo ancora in zona retrocessione piena. Ripeto, mi dispiace tantissimo per Iachini, che farà sicuramente bene. Io quest'anno non ero in sintonia, la società non era in sintonia con lui, ma ancora da quel giorno che alla fine del mercato fece quella uscita sui media dove diceva lui che non era assolutamente contento della campagna del Palermo, che il Palermo era una squadra scarsa e avere un allenatore che non crede nella propria squadra non è consono alle mie abitudini. Io considero il Palermo non una squadra scarsa, non una squadra top, tant'è che a gennaio interverrò sul mercato per prendere altri 3 elementi, 4 di qualità superiore per migliorarla, ma ritengo una squadra a livello del Genoa, della Sampdoria, e pur mancandoci le punte che hanno loro, perché Girardino non è un brocco, e quando rientrerà il nostro Djurkovic è un'altra punta importante e ne arriverà sicuramente un'altra. La scelta per il nuovo allenatore è stata meditata da tempo. Chiedevo a Guidolin se lui era interessato a ritornare a Palermo perché conosceva benissimo la piazza,